Saluto e bentrovati a Insieme Oltre il 2000. Oggi ci occupiamo di associazionismo e lo facciamo parlando del CRAL Farrese. Vi presento subito i miei ospiti, Walter Bernardi, che è il curatore di una mostra particolare di cui ci occuperemo poi, e Gianfranco Miglioranza, che è proprio membro del CRAL Farrese. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Iniziamo subito da lei, Gianfranco. Parliamo un po' di questo CRAL, cos'è, ci fa un po' di storia. Innanzitutto siamo a Farra di Mel, lo ricordiamo. Certo. Storia, posso partire dal 72, ma c'era anche prima, ma l'abbiamo raccolta noi nel 72, fondando il CRAL Farrese, proprio con la volontà che c'era della gente del paese di fare un'associazione che curasse un po' tutti gli interessi della frazione stessa, e quindi è stata costituita questa società che ha improntato sulla diffusione dello sport e del tempo libero il suo massimo impegno, ma che non si è certo persa negli interessi della frazione, così, insomma, con ristrutturazioni, con raccolte fondi, con tutta una serie di interventi che hanno portato il CRAL a essere conosciuto in maniera particolare in tutta la provincia di Belluno. Non andiamo oltre, ma anche... Di quante persone stiamo parlando che fanno parte di questa associazione? Diciamo che consiglieri sono una trentina, ma poi tutta la gente del paese fa parte dell'associazione, nel senso che si sente parte dell'associazione. Quindi i consiglieri gestiscono le attività che vengono fatte, ne discutono e poi decidono, con l'assenso anche delle persone che vi abitano, insomma. Persone che vi abitano, proprio ieri sera da un riscontro alla premiazione del Palio, è stato visto che ci sono tantissime persone che vengono a stare a Farra appena si libera un appartamento o una casa, e vengono a abitare lì e sono ben lieti e felici di abitare lì. E questo significa avere persone medio giovani, poi arrivano anche i genitori magari, e con i bambini piccoli, quindi diventa una comunità abbastanza omogenea. Ha citato le premiazioni del Palio, parliamo allora di questa manifestazione, il Palio delle Contrade. Ecco, il Palio delle Contrade è nato proprio per dal gioco del Tovegna, diciamo, no? Il gioco del Tovegna per premiare, abbiamo diviso il paese in quattro parti e con quattro gruppi che si contendono il Palio, no? Che sono il Pian del Toro, che è quello che ha vinto quest'anno e sta vincendo parecchio, i Pradoi, le Crosere e i Camont, sono le quattro contrade che hanno diviso un po' il territorio. E si stava all'inizio, per coinvolgere tutti, si stava chiamando anche i bambini per fare dei giochi per loro, per fare il tiro alla fune, per fare il tiro delle freccette, fino alla gara di briscola o di bocce, per coinvolgere tutte le età, no? Poi però via via, anche forse con l'esaltazione che abbiamo avuto nel riconoscimento del nostro... del gioco della palla, l'abbiamo improntato su quella. Gironi, anche se le squadre sono quattro, gironi, qualificazione, chi vince la finale è detentore del Palio delle Contrade, per dire, anche se il termine è un po' ristretto al palio in se stesso. Torneremo magari tra poco su questo gioco, ci spiega bene anche le sue origini. Mi rivolgo adesso a Walter, curatore di questa mostra particolare di quest'anno, ci vuole parlare, è una sorta di tradizione, ci dice un po' di cosa si tratta. Sì, da una quindicina di anni circa il CRAL Farrese, fra tutte le iniziative e le manifestazioni intercorse nella lunga storia, secondo loro mancava qualcosa che fosse riferito più alla cultura e in specifico, in particolare, per quel che riguarda l'arte. Mi hanno contattato e ho accettato volentieri di fare delle ricerche particolari riferite però al territorio nostro, ma ristretto, per cui c'è, diciamo, la sinistra Piave, che poi è spaziata un po' fin da Belluno Fetra, ecco, per intenderci. Dopo molti anni riferiti in particolare alla pittura e alla scultura, quest'anno abbiamo deciso di dare un occhio anche ad altri tipi di forme d'arte,
forma d'arte che intendevamo noi era ovviamente l'artigianato che, per quanto la parola stessa lo dice, dall'arte parte. E allora abbiamo individuato alcuni, perché ovviamente lo spazio era limitato e non può essere esaustivo, dato i tempi e lo spazio, alcune figure caratteristiche e importanti del nostro territorio. Non è solo l'artigianato professionale, queste sono 3-4 figure, e gli altri sono, si possono definire hobbisti, che però di base hanno una preparazione e una cultura non indifferente e una fantasia creativa altrettanto non indifferente. Di che tipo di arte, di oggettistica parliamo? Ecco, allora, per parlare dei professionisti, cioè artigiani professionisti che praticano questa arte, abbiamo un ceramista molto, molto noto, uno dei più bravi della nostra provincia, Mirko Mioranza, una specie ceramica molto personalizzata, non ovviamente quella ovvia del solito vasetto, ma interpretazioni che rappresentano, anzi sono arte pura, potrei dire. Dopo abbiamo il ferro battuto, con una famiglia, 3 generazioni della stessa famiglia, la famiglia Corriani. Capostipite era Candido, poi il figlio Arrigo e ora il nipote Bruno. Il precursore, il nonno Candido, era un allievo, lavorava nella bottega di Rizzarda, per cui in buone mani, e ovviamente la storia si è ripetuta e continua. Poi abbiamo gioielli, abbiamo una nostra compaesana, partita dal poco, con la sua fantasia, con la sua creatività, ecco, lui ha creato una sua bella linea di gioielli che cura personalmente, che disegna personalmente, insieme a degli altri particolari che sono riferiti alla moda, praticamente accessori di moda. Questi sono i 3 principali professionisti, chiamiamoli così. Quindi, insomma, ce n'è. Dopo ce ne sono altri hobbisti, che alcuni che se ne fanno la tradizione, come dal classico cesto in Vimini, alla ricostruzione minuziosa di altri personaggi che ricostruiscono tutti i nostri principali edifici storici con materiali naturali, cioè la vera pietra, la vera legno, con dimensioni perfette, in proporzioni esatte, come da geometra, come da architetto. Poi abbiamo un altro personaggio storico, però di Feltre, che si chiama Ernesto, che era il custode del castello, e nel contempo aveva anche una propria piccola officina inserita nell'ambito del castello. Costruiva robe preziosissime, dalle chiavi, altri particolari piccoli ma importanti di ferro battuto, e in più alcune fantasiose, simpatiche costruzioni fatte con materiale di recupero sempre di metalli vari. Dove si può vedere questa mostra? Questa mostra è, la sede della mostra è nelle vecchie scuole, l'ex scuola elementare di Farra, e durerà tutta la settimana con orari che adesso non so precisare, non mi ricordo. Beh, ma comunque si può trovare nelle ore serali. Torniamo allora da Gianfranco, abbiamo parlato prima del gioco della palla, ci parla un po', ci dice cosa si sostanzia e anche un po' la storia. Allora partiamo dalla storia, perché poi perché la palla va e viene, no? Come diceva Corazzol sul libro che ha scritto, e quindi è un rimpallarsi storico. La storia è venuta fuori, è stata resa pubblica dal fatto di, parlavo prima dell'archivio comunale, no? La presentazione dell'archivio, Gigi Corazzoli che visita l'archivio da testa a piedi, per usare il termine pratico, e che trova dei termini che quasi pornografici, cazza, fallo, e discorsi di questo genere, ma cosa sta succedendo a Farra, cosa fate di particolare? E noi portiamo avanti la storia in termini... E allora ho detto, se fai un salto il 1° maggio, facciamo il torneo classico, vieni via, e così ti siedi con noi sulla panchina e vedi e capisci, ti spieghiamo lentamente, perché poi a lui si sono affiancati tutte le persone, sì, non tutte insieme, ma alternandosi, presentandosi e spiegando un po' da parte delle persone stesse l'impatto che ha questo gioco, le tradizioni, addirittura degli anziani che raccontavano che
su una parte del gioco c'era un'osteria, e per giocare dovevi avere qualcosa, perché dovevi pagare da bere poi a quelli che vincevano. Se non avevi i soldi per pagare da bere, non giocavi. E se giocavi dovevi stare attento di vincere, perché sennò la partita successiva eri fuori e quindi... Stiamo vedendo alcune immagini di questo gioco, al quale giocano comunque giovani, meno giovani. Giovani sì, perché c'è bisogno di scatti e di avere anche un certo allenamento. Infatti adesso ho iniziato a fare dei corsi. E per i ragazzi più piccoli e fanno partecipare anche le donne, cosa che prima era da sognare. E quindi c'è stato un interesse abbastanza di tutti i ragazzi, e così e il gioco diventa importantissimo, insomma, nell'aspetto globale della sagra, perché c'è il palio è il gioco della palla, insomma, e quindi le origini, dalla verifica che ha fatto Corazon, c'erano dei processi nei confronti delle persone, perché l'archivio di Mel ha come caratteristica non come andava un processo, chi era colpevole, ma tutti i fatti indipendentemente da come andavano. Quindi tutte le annotazioni, anche denunce verbali e così, venivano messe a verbale e sono rimasti nel tempo, fin dal 1646, quindi una montagna. E allora ecco perché la gente si incuriosisce, ma cos'è, cosa succede così? E appunto per ragioni di questo tipo si scontravano e poi si trovavano magari fuori dall'ambito a darsene di santa ragione. E qua subentra la prestazione fisica che da piccolo, se impari, cresci e dopo una certa età devi avere scatto, devi avere una visione esatta della palla che ti viene incontro per colpirla al volo, perché sarebbe una forma di tennis ma senza racchette. Quindi a parte questo, insomma, che coinvolge giovani, insomma, che è un aspetto ludico, le vostre attività tra l'altro si espandono anche sulla ristrutturazione magari di opere d'arte. Sì, allora diciamo che la sagra di paese si svolge una volta sola all'anno. Noi il gioco più importante era impegnato anche in un campo sportivo, la squadra di calcio, e poi anche in questo caso abbiamo abbassato il livello delle persone che potevano partecipare, o perlomeno limitato, in modo che ci fosse anche qua una partecipazione popolare. Abbiamo iniziato a fare un torneo, che mi sembra che sia la 54esima edizione, una cosa del genere, abbiamo fatto il 50esimo alcuni anni fa, e a cui partecipavano tutte le squadre della sinistra Piave e anche della destra, anche di Sedico, Blibano e di Belluno, e si facevano i gironi finali, semifinali, e poi chi vinceva, naturalmente contornata anche da un capannone dove si facevano a mangiare e dalla partecipazione del pubblico che conosceva Fara, girava e così. Questo naturalmente ha comportato una grande unità del gruppo e anche una certa possibilità di fare di incontrare delle spese, di fare dei lavori, no? Che ricordo io, la prima spesa che è stata fatta col contributo della popolazione è stata la ristrutturazione di una fontana dove c'era l'abbeveratoio e c'erano le due sponde su un flusso d'acqua per andare a lavare i panni. E qua ci sono stati raccolti i soldi e abbiamo messo a posto la fontana. Dopo il campo sportivo da dove eravamo siamo stati mandati via perché non avevamo un'uscita rispettabile sulla provinciale, e siamo andati su una zona che poi è diventata artigianale e siamo dovuti tornare là. E da là abbiamo rimesso a posto il campo e fatto il campo, autofinanziandoci anche là. Però anche con le manifestazioni che facevamo raccogliamo anche dei fondi che andavamo a investire su tutti i lavori che sono stati fatti. Quindi quando abbiamo iniziato con la chiesa più piccola c'era un contributo, la popolazione si è gettata non con i soldoni, perché sono le piccole offerte che fanno le grandi cose,
e era una spesa di oltre 90.000 euro, con una parte di contributo, i soldi raccolti in alcuni anni abbiamo fatto. Seconda chiesa, stesso discorso, un lascito, 10.000 euro, una raccolta di nuovo, e in questo caso smentisco un po' Walter, perché avevamo già preso da loro un contributo forzato, nel senso, voi che siete pittori e così, dateci una mano, e allora abbiamo fatto la mostra anche per ringraziarli, anche prima delle date che poi abbiamo, diciamo, mensilizzato. E quindi dopo si facevano delle lotterie, delle donazioni, eccetera, e abbiamo raccolto i soldi. E poi è arrivato il discorso della latteria, quello più importante, che con un componente del gruppo che è architetto ha fatto la progettazione senza spendere se non i soldi dei bolli e così, e siamo arrivati alla latteria, che è il nostro fiore all'occhiello, anche perché è il nostro del paese proprio. Quindi insomma tante attività per il territorio, e noi purtroppo siamo in chiusura perché il tempo è tiranno, quindi insomma siamo stati se anche... Posso solo aggiungere un, Walter. Un postilla, due ospiti della mostra, che c'entrano relativamente, una piccola, piccolissima mostra di artigianato africano del Benin, quella che oggi è la Nigeria, con interessanti reperti, che anticipa una mostra che sarà fatta l'anno prossimo, molto più grande a me, e la scuola del legno di Sedico, la preziosa grande nota scuola, che ha presentato un corso specifico di intaglio molto interessante che merita di essere visto. Insomma, da non perdere, tanto movimento a farra di Mel. Noi siamo veramente in chiusura, ringrazio ancora i miei ospiti per questa chiacchierata. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito. Arrivederci. Buonasera.